Ragazze, benvenuti in questo nuovo video della serie di Che Fare. Oggi siamo su Mario Kart 8. Scusate anche se è mercoledì. Penso sia mercoledì. Non lo so. Non ho l'orologio oggi. Come se servisse l'orologio per vedere che giorno è. Comunque, oggi siamo su Mario Kart 8. È un gioco, ragazzi, che mi piace davvero un sacco e quindi voglio farlo molto spesso. Ditemelo anche voi sotto me nei commenti se vi piace come me molto questo gioco. Comunque, io intendevo di andare online, perché online ormai si fa tutto, no? Come lo sapete. Io scelgo il mio personaggio preferito, che è già messo, Rosalinda. Prima mi piaceva molto... molto come Peach, no? Peach, amore mio, tesoro, no, basta. C'è la principessa dell'amore, no? Poi c'è Daisy, la principessa dei fiori e tutte queste cose. E poi lei, Rosalinda, la principessa delle stelle. Più che altro non è una principessa, Rosalinda, ma è più una regina. E quindi, scusate un attimo, mi metto... E questo sta bene. E quindi, dicevo, prima era me la mia preferita, Peach, e invece adesso non lo è più. Non so perché mi è passata la voglia veramente di essere, cioè, di piacermi Peach, non so il motivo, sinceramente, ragazzi, non me lo chiedete. Comunque voi starete pensando perché ha sto cappello di merda, e a me piace comunque, pure se fosse questo cappello. Però il fatto è che mi piace indossare i cappelli a me tantissimo. E poi ho i capelli un po' swash, e quindi insomma non mi piace. Ok, ovviamente ragazzi facciamo una pista che a me non piace, che non ho scelto io ovviamente. Però comunque ragazzi vi volevo dire, forse non so se mi vedo bene, perché io da qua non mi vedo bene, cioè non dico un po' male, però proprio nel senso mi vedo scura, quindi non so di preciso. Comunque ragazzi, io direi di fare tipo, adesso lo vedo qua sotto, io direi tipo di fare tre gare almeno, perché così almeno queste cose cambiamo un po'. Facciamo quando, ogni volta che faccio il video io direi sempre, vabbè, sarebbe almeno preciso farlo, fare tre piste, cioè tre gare, perché comunque magari io consiglierei, ragazzi, io faccio sempre video di 10 minuti, no? Sui 10 minuti, 9, insomma, cose del genere, siamo terzi e secondi. Comunque io penso sempre di fare video ogni 10, cioè almeno 10 minuti, non voglio farle troppo, ragazzi, perché se si comincia a fare davvero tipo 20 già minuti, cioè per me è troppo, non dico per me, però magari per voi che vederlo, insomma, potrebbe essere stancante, e quindi siamo primi. Però ci vedo, ma non ci vedo. No, non è che mia. Scusate ragazzi, sto delirando veramente. Comunque ragazzi, come vedete, oggi non siamo con Drake e con Wicked o cose del genere, perché loro non hanno la Wii U, perché non se la vogliono comprare. Ovviamente. Loro hanno soltanto l'Xbox 360. Hanno soltanto l'Xbox 360, quindi mi sto impegnando, raga. Ehi, che sta con me? Sta giocando. Brava. YouTube. Raga, ma perché mi succedono cose del genere a me? Siamo già undicesimi. Sì. Ce ne imbarazzano di due. Secondo me i genitori stanno d'accordo, perché non è possibile, a me danno un colpo. Preso un colpo, raga, non sto scherzando. Io non ci ho detto niente a mio padre di entrare o cose del genere, è proprio zero. Muori. No, perché? Cos'è, raga? E finisco undicesima, fantastico! E meno 8 punti, stupendo, meraviglioso. Non dovrei essere, mi sa, così felice, è vero? E siamo sulla pista che volevo io, circuito gelato. Proprio apposta secondo me per Rosalinda, ragazzi, perché chi conosce Mario Bros, ad esempio, anche Mario Galaxy, no? Mario Galaxy comunque è stato un gioco molto famoso. Io ho avuto sia il primo che il secondo, no?
Mario, Super Mario Galaxy 1 e Super Mario Galaxy 2. Sono stati due giochi fantastici, anche perché ragazzi i giochi di Mario Bros. Sono tutti fantastici. Che capriolo ha fatto? Agilità potenti. Comunque di prepotenza ragazzi siamo terzi. Comunque ragazzi, chi conosce ovviamente sa che Rosalinda è una proprio ghiacciosa. Cos'era? Ho visto tre buchi. Non so che cos'era. Ho visto tipo spuntare tre buchi dietro di me. Cos'era? Cos'era? Siamo quinti, raga. Ah! Cos'era? Vabbè, raga, lasciamo perdere all'ultimo. Ragazzi, allora, facciamo più zero, ok, va bene. Comunque, ragazzi, facciamo l'ultima partita, quindi, ragazzi, scrivete sotto nei commenti. Vai Aurora, forza Aurora, quello che vi pare, perché così ce la facciamo. Questa potrebbe essere, è davvero l'ultima partita che facciamo per oggi. Quindi ragazzi io direi forza Aurora, mettete sotto nei commenti forza Aurora, ciao a tutti. Mettete forza Aurora, mettete forza Aurora. Non ce la faccio raga, cioè prima ottava, poi settima, cioè una cosa assurda raga, io non so più che cosa dire. Ok, cioè io dico ciao per quelli ok, ok. Non so più cosa dire. Questa pista, raga, chi ha avuto il Nintendo DS sa che è la pista tic-tac, no. La pista tic-tac, cioè una con tutti orologi e cosa del genere, no? Tutte cose così molto trendy. E sì, ragazzi, iniziamo una nuova avventura della vita del strepitoso amore mio, Santa Claus. Ah! Non mi è partito, no. Siamo undicesimi, quindi siamo ultimi, ragazzi. No, siamo ultimi. Non c'è il dodicesimo giocatore. Ovviamente siamo ultimi. Com'è che sono diventata così scarsa su Mario Kart 8? Quindi ragazzi, vi stavo dicendo che questa è una mappa, cioè una mappa, è una pista ripresa totalmente dal Nintendo. Ovviamente un po' diversa, perché se no non potevamo, come si chiama, non potevamo volare al massimo, non potevamo volare. No raga, io di niente, tipo stavo giocando, mi sono accorta che c'era anche il nono, cioè io ero decima e c'era anche l'undicesimo. Ho detto, vabbè, di sicuro se ne sarà andato un giocatore perché non è possibile. Invece, what? No, basta. Ok ragazzi, quindi io penserei di chiudere il video qua, ci siamo divertiti. Io, da quando è che sono peggiorato su Mario Kart 8? Non lo so neanche io, non me lo chiedete per favore sotto nei commenti. Così non me lo chiedete com'è che prima. Anche perché io ho fatto già un video, ragazzi, me lo ricordo benissimo. Ho fatto già un video su Mario Kart 8 e adesso non mi ricordo bene, ma sono sicura che ero stata migliore e che di sicuro non ero arrivata una volta ottava, una volta settima e una volta nona. Sono sicura che questo non è successo per nada, proprio per nada. E quindi ragazzi, appunto, io penserei di chiudere il video qua. Ci vediamo nel prossimo video. Mi sono divertita un sacco ragazzi con Mario Kart 8, perché voi dovete sapere che è il mio gioco preferito, ovviamente dopo Tomb Raider. E comunque ragazzi, magari in un vlog dirò insomma cosa è successo e altre cose che vorrei dirvi, non in questo momento ovviamente. E quindi appunto io penserei di chiudere il video qua. Ci vediamo. Hola amigos.